Cultura e turismo, due pilastri della Regione Puglia, non soltanto in termini di restituzione di impatto sul PIL della Regione, ma anche di posizionamento, di ciò che significa proprio l'immagine, il brand Puglia ormai nel mondo, uno stile di vita. Ma tutto questo non si improvvisa, tutto questo ha bisogno di competenze, di professionalità e di innovazione anche digitale. Per questo le ITS Academy, in questo hub che ospiterà appunto il Polo Arti, Cultura e Turismo qui in Fiera del Levante, offriranno tutta quella gamma di formazione di altissimo livello per consentire agli operatori sia del turismo che della cultura attuare strategie in funzione delle previsioni anche non solo dei flussi turistici ma anche dei trend e delle tendenze da un punto di vista economico e culturale, e consentirà anche una fruizione innovativa del patrimonio materiale e immateriale, quindi del patrimonio culturale pugliese, dell'arte, della cultura, consentendo a turismo e cultura di superarsi nel settore, perché sono già considerate delle eccellenze, ma ci consentiranno un posizionamento ancora maggiore. La professionalizzazione ormai è di ogni settore, a maggior ragione per il turismo, perché questo asset per noi è strategico, quindi noi pensiamo che offrire alte competenze e soprattutto servirsi di queste accademy, degli ITS, è assolutamente fondamentale per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze, anche perché la connessione con il mondo del lavoro è assolutamente importante, c'è un placement altissimo, quindi questi ITS sicuramente riescono non solo a raccogliere le istanze degli imprenditori che arrivano dal territorio, ma anche a inserire i nostri ragazzi nel mondo del lavoro e a farli rimanere. Beh, oggi in fiera apriamo le presentazioni dell'assessorato alla cultura e al turismo su una operazione che forse è la più importante di quelle messe in campo dal punto di vista strutturale negli ultimi 8 anni, il completamento e il potenziamento del polo arti, cultura e turismo in Fiera del Levante, un insediamento che accanto alla presenza storica di Puglia Promozione e a Puglia Film Commission con il Cineporto e la Film House ha visto l'insediamento delle sedi e degli uffici dell'assessorato e del dipartimento, e adesso a seguire l'insediamento nell'ambito del quartiere fieristico di un hub dedicato alla formazione, perché il tema della qualificazione professionale è diventata l'esigenza numero uno di questa fase 2 delle politiche turistiche e culturali della nostra regione. In questo l'accordo strategico con gli ITS, ITS Turismo, ITS Cultura Academy della Puglia, è strategicamente un elemento fondamentale che alla base vede la cooperazione strutturata tra l'assessorato alla cultura, quello al turismo, quello alla formazione e al lavoro. E di qui che parte il processo di qualificazione dell'offerta e del prodotto a fronte di una domanda sempre più internazionale e sempre più di qualità.